ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, in questo video praticamente vi voglio raccontare cosa è successo praticamente al mio biglietto, come ho fatto a risolvere la questione del mio biglietto. Per chi non lo sapesse, un po' di tempo fa sono dovuta andare a Pescara. Perché? Perché avevo prenotato il viaggio per andare dal mio ragazzo, ma poi praticamente i mezzi facevano sciopero proprio il giorno che dovevo partire, allora sono dovuta partire il giorno dopo. Mentre praticamente il biglietto di andata sono riuscita a cambiare la data, per il ritorno praticamente non sono riuscita a cambiare nulla. Quindi praticamente avevo, diciamo, l'andata per il giorno dopo e il ritorno per il giorno prima. Praticamente una cosa allucinante, proprio allucinante. Fatto sta che sono andata, diciamo, a Pescara per risolvere la questione e né mi hanno cambiato la data né mi hanno rimborsato il viaggio. E quindi come ho fatto a risolvere? Anzi, adesso ne approfitto per allegarvi degli spezzoni del video di quando sono andata appunto a Pescara. Io in questo momento sono a Pescara. Io sono in partenza perché devo andare praticamente dal mio ragazzo. Non ho manco rimborsato. Perché? Perché loro sostengono che io avevo già cambiato la data. Come avete potuto vedere, disastro su disastro ho dovuto sopportare. Adesso vi spiego come ho fatto a risolvere. Il giorno dopo io sono partita ugualmente per andare dal mio ragazzo. Mi sono stata più giorni, lui mi ha fatto stare a casa sua, tutto quanto. Come ho fatto a risolvere? Semplicemente il mio ragazzo mi ha detto, ci penso io. Perché? Perché praticamente allora, dalle sue parti non c'è una biglietteria che funzioni. E praticamente, morale della favola, abbiamo dovuto prenotare il viaggio tramite telefono. E quindi lui si è dovuto far prestare la carta, perché lui la carta non ce l'ha, da alcune persone della zona. E quindi praticamente così sono potuta ritornare a Chieti. Fa ridere questa cosa, perché? Perché di solito dovrebbero garantire, se prendi i mezzi pubblici, che il biglietto lo puoi fare anche lì sopra. Ma invece per i treni pare che non funzioni. Quindi praticamente, morale della favola, io ho rischiato anche di rimanere lì in eterno. Fa ridere questa cosa. Certo, non è che mi dispiaceva più di tanto, però era giusto un video per spiegarvi come sono andate le cose. Allora, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci rivediamo al prossimo video.